non mi faccio mica problemi, guarda. Lo so. Eccoci qua, buonasera. Buonasera, siamo tornati, vi siamo mancati. Ah, devo rispondervi. Sì, tu, sì. Senti, proprio. Come state? Come sta, signora? Io bene, tu sei come bene? È andata a Barcellona? Ma bene, io sono atterrata a Barcellona alle 8:30 del mattino e a mezzogiorno hanno proclamato la Repubblica indipendente. Ho trovato giusto un pochino di bordello, ma tutto bene, come tutto vedi bene. Sono tornata sana e salva. Oh, benissimo, sì, stasera sì, puntatona. Puntatona pregna, c'ho Primiano che è tutto emozionato, devo tenerlo a freno perché stasera è un po' indisciplinato, emozionato. Come mai sei emozionato? Lo vuoi e dire? Perché lo scopriremo tra pochi istanti, scopriremo il perché. Devo dire la verità, sono abbastanza emozionato, sono contento e lo scopriremo. Perché è un fan della gente che viene dopo, non dico nient'altro. Ecco, no, assolutamente. C'è questa inquadratura sezionata, no? Sì, perché non dobbiamo far vedere cosa c'è di là. Esatto, ecco perché, proprio per questo motivo. Però il tempo stringe, quindi in primis so che abbiamo un collegamento telefonico. Non abbiate timore, non è Paolo Muzio, ecco, bensì una persona molto più gradevole. Pronto? Pronto? Eccolo, ciao Giovanni Bruno da Vittuone. Ciao, buonasera, ciao, benvenuto. Ciao, allora come stai? Come state? State bene? Abbastanza, grazie, seduti comunque. Siamo seduti, sempre seduti. Vi vedo. Grazie, allora, come la va? Come mai ti abbiamo in collegamento telefonico, mio caro? Perché si avvicina... Come mai? Perché si avvicina il Bim Bim Festival, o sbaglio? Esatto, siamo ormai... diciamo in zona Cesarini, perché l'organizzazione è molto molto alta, stiamo fremendo perché giorno dopo giorno ci sono novità che si stanno arrivando e soprattutto bambini che poi sono bambini anche di 14-15 anni, quindi che si stanno iscrivendo e che l'euforia sale a grandi livelli, ecco. Oh, benissimo, benissimo. Tanto, come al solito, inutile dirlo, è abbastanza superfluo, ma noi ci saremo, chiaramente noi di quanti vi saremo presenti, ma anche voi dovete venire qui, non te lo sei dimenticato che abbiamo un appuntamento qua in studio con te e gli altri due prossimamente compari, vero? Vi vogliamo qua ospiti, eh? Esatto, noi saremo lì il 30 di questo mese, saremo lì per stare un po' con voi, per... e dedicarci qualche sorriso insieme, ma soprattutto per parlare del Bimbi Festival, assolutamente. Vero? Assolutamente, assolutamente. Comunque mi raccomando, non chiamarli più bambini a 14 anni, perché no, si incavolano come delle bisce, sono dei piccoli adulti. Io li chiamerei concorrenti. Concorrenti. Bello, esatto, concorrenti. Bravissimo. Esatto. Giovanni, io purtroppo ho pochissimo tempo a disposizione, sai che starei al telefono con te ore e ore e ore. Rimandiamo il tutto, questa bella chiacchierata, quando venite qui, tieni tutto bello in caldo nel calderone, che vogliamo tutti i dettagli. Buon lavoro di preparazione, in bocca al lupo e saluta anche gli altri due. Vorrei dire solo sì, anche due cose, dimmi. Stiamo proprio preparando il festival, vorrei solo dire una cosa che è molto importante, siccome siamo in diretta TV, vorrei dire che chi vuole iscriversi al famigerato Bimbi Festival deve seguire le istruzioni che si trovano sul sito www.bimbifestival.it.
Lo spettacolo sarà il 16 e 17 dicembre in diretta su OneTV, ma al Teatro Tre Zappers di Vittuone. Bene. Come sempre, perché squadra che vince non si cambia, non è vero? Bravissimo, assolutamente. Bene, allora ti aspettiamo in studio prossimamente il 30, ormai hai svelato anche la data, il 30 novembre. Ma fatto novembre. Bene, non era mica un segreto, mica che poi si sente in difetto, hai fatto benissimo. Va bene, va così bene. Così hai già detto a tutti quelli che ti stanno sentendo adesso quando ci devono guardare. Meglio se ci guardano sempre, ecco, però vabbè, esatto, va è del tutto eccezionale. Ah, ti aspettiamo in studio. Un saluto caloroso anche da Sempre Pronti, da Daniele. Grazie. E chiaramente da me. Ti vogliamo bene, Gio, ci vediamo presto. Ciao, ci vediamo. Un abbraccio forte, ciao. Grazie. Ciao, Gio. Ciao. Bene, allora, partiamo col partiamo break immediatamente. E poi lui non vede l'ora, non ce la fa più. Via. Break via, in fretta, via. Ciao. Una trasmissione che vi farà ricordare i tempi bellissimi dei grandi amori, i tempi dei momenti indimenticabili con i vostri amici, con le vostre mogli, le vostre fidanzate. Amici, sono Liz, è autunno, anzi in autunno io sarò a casa vostra, nei vostri salotti, col mio salotto, il salotto di Liz, con tanta bella gente, tanti sosia, ma tanti. Signora Maria, mi aspetti perché sto arrivando, il salotto di Liz sarà il vostro salotto. Parola di Liz, vi raccomando. Un bacio, ciao.
non potevamo iniziare meglio, signori, è per me un onore, un'emozione e un piacere avere qua i rappresentanti di IsoShadow. Benvenuti. Grazie. Paolo Malagutti e Marco Raffa, come va? Tutto bene? Assolutamente. Tutto bene. Sì, grazie di averci voluto qua. No, vai, c'è Primiano che sta scodinzolando, ve lo dico. Era qua mentre andava la sigla, era così, c'ho la pelle d'oca, oh va, come sono preso, guarda, bene. Sei emozionato. È per me, lui è tutto perché io sono un fan da quando ero ragazzino, anzi bambino, dal 1971, che seguo... Sei stato bambino anche tu, ragazzi, è stato bambino, sono anche stato Primiano. Bambino anch'io, e veramente, e per me è un onore. Mi stai dicendo che c'hai problemi col microfono, te le burla giò. Va, vedi, ve l'ho detto, ve l'ho il detto. Bello della diretta. È emozionato, gli cade anche il microfono, non ce la fa. Purtroppo comunque è così. Bene, adesso abbiamo ripristinato il microfono. Via, allora. Via, perché io sono ignorantissimo. Allora, io spieghiamo un attimino, in breve, a Priscilla e ai nostri telespettatori, che cos'è IsoShadow. Paolo, diamo parola a Paolo, allora, poi passiamo. IsoShadow significa Italian Section of Shadow, e Shadow è il nome dell'organizzazione che è al centro del plot di UFO. Un'organizzazione che combatte l'invasione da parte di questa razza aliena che ha come scopo quello di conquistare la Terra. Sostanzialmente il... Che sembra una cosa banale detta così, però è stato tra, perché adesso ce n'è un sacco, ma è stato tra i primi ad avere questa storia qua dell'invasione aliena, no? Certo. Poi ha preso piede, adesso ormai nel senso si parla d'altro, no? Di tutte le cose nuove, i vari telefilm, serie che continuano ad uscire. Però ai tempi, io non ero ancora nata, quindi Paolo, non è vero che sono vecchia, vedi? è stato uno dei primi ad avere queste idee, tenete conto che prima di questa serie il termine UFO in Italia era sconosciuto, si chiamavano dischi volanti. Si diceva di dischi volanti e non UFO. Certo. Insomma, sai cosa vuol dire UFO? Oggetto non identificato. Unidentified flying object. Volante non identificato. Io l'ho detto in italiano. Hanno visto bene gli ideatori di UFO, giusto? Assolutamente sì, perché tra l'altro erano Jerry e Sylvia Anderson. Ecco. Sylvia e Jerry Anderson. Ma Paolo, è importante dire che questa serie televisiva appunto ha aperto degli scenari importanti, e tra l'altro in Italia, anche se di poco precedente, è arrivata prima e molto prima di Star Trek, quindi insieme all'astronave Orion, che è una serie tedesca in bianco e nero molto, molto particolare, UFO è sicuramente la serie di fantascienza che ha creato il fenomeno della fantascienza in Italia, la fantascienza televisiva, la fantascienza cinematografica, come poi vedremo. Infatti, dopo. Io, siccome sono preparato, la prima apparizione di UFO in televisione avvenne grazie alla televisione della Svizzera italiana, che è visibile in Lombardia e in altre zone del nord Italia, ha trasmesso per la prima volta, so anche la data, il 17 settembre del 71, un venerdì alle 21, la prima puntata, il primo episodio di UFO, che si chiama Minaccia dallo spazio, che poi sarebbe diventato finalmente identificato, insomma. E tu c'eri lì in Ciripà davanti alla TV. Io ho un bellissimo ricordo che ero a casa di una zia di Appiano Gentile in provincia di Como, dove si vedeva la Svizzera italiana, e io ero davanti al televisore, e tutte le domeniche, quando trasmettevano, andavi dalla zia. Andavo dalla zia, volevo andare dalla zia per vedere. Siccome a nessuno gliene importa che tu andavi dalla zia, a me assolutamente. Sì, personalmente. No, ma era per spiegare. Poi subito dopo, ma la Rai intorno, se non sbaglio, la Rai il 3 ottobre del 71, nell'episodio finalmente identificato, il primo della serie, trasmesse la serie, iniziò a trasmettere la serie di UFO, oltretutto in bobina, cioè non nelle cassette e così via, ma nel sistema di pellicola positiva in 16 mm. Dunque, roba vintage, sbaglio? Qua, roba 35. 35, ho sbagliato di poco. È emozionato, ne fa un sacco. Come nasce in voi questa passione e come l'avete portata avanti? Perché io qua vedo un sacco di cose, avete collezionato di tutto. Sì, qui abbiamo la storia di UFO Show. Abbiamo iniziato a collezionare le figurine Panini e poi siamo andati un po' non oltre. Non avete mai abbandonato, insomma, è una passione che è nata da ragazzini, no, e non abbiamo mai abbandonato. Ci sono degli oggetti che sono
parte dell'archivio della nostra associazione che provengono direttamente dal set della serie. Ecco, che non abbiamo potuto portare per esigenze di spazio, ma sì. Io so qualcosa. Qualcosa abbiamo portato. Qualcosa avete portato, perché so. Ah, eccolo qua. Allora, dobbiamo farlo vedere. Chiedo scusa stasera se passo davanti a Priscilla e alle telecamere. Quell'orologio è il vero orologio che indossò il protagonista Ed Bishop, il comandante Stryker, in tutti i 26 episodi. È il suo originale ed è stato qua, si vede qua. Ecco, si vede proprio in quella piccolina. Ed è stato donato proprio, se non sbaglio... No, non è stato donato, è di proprietà delle figlie di Ed, e che me l'hanno gentilmente lasciato in prestito per il momento, in custodia. In custodia, è proprio scritto UFO 1969. Sì, perché le riprese iniziarono nel 69, logicamente, poi andò prima in onda in Inghilterra, certo. Poi negli Stati Uniti 2 anni dopo, e poi venne, diciamo, in Svizzera e in Italia. E in Giappone prima di tutto, i giapponesi sono appassionatissimi della serie. Ma una domanda, un'ampia domanda che secondo me è necessaria. Allora, chiaramente in questo momento vi stanno seguendo persone anche che come me sono giovanissime, però da poco, prima erano giovani, e che non hanno familiarità con questo argomento. Come lo presentereste, come lo raccontereste a persone che non hanno la conoscenza in argomento che avete voi, per farli appassionare? Perché insomma, io nel poco che abbiamo fatto prima di questa diretta mi sono proprio interessata, detto, anche queste cose un po' vintage ti attirano, no? Ah. Come lo presentereste? Ma diciamo che ci sarebbero tante linee interessanti. Vabbè, è chiaro che si trattava di una serie, tra l'altro non per ragazzi, una serie di intrattenimento molto costosa per l'epoca, con mezzi imponenti, sia tecnici che... Teniamo presente che all'epoca la computer, diciamo così, la computer grafica non esisteva, quindi erano tutti oggetti o... In scala 1-1 come i veicoli che abbiamo visto nella sigla, o in scala ridotta, ma comunque modelli di grandi dimensioni realizzati, eccetera. Le scene girate sulla Luna, stiamo parlando del 69-70, quindi quando le missioni spaziali erano le missioni lunari erano proprio in avvicinamento, sono di un realismo. Ecco, questo è il Bishop. Vediamo nel frattempo qualche sono di una credibilità e di una ecco, guardate adesso questa ancora, ma ce ne sono delle altre. Ecco, guardate la qualità, la verosimiglianza di queste cose. Questa è base Luna durante un attacco, e questi sono alcuni dei mezzi, diciamo, di difesa della base. Quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto naturalmente è quello, vabbè, delle storie che i personaggi intrattengono tra loro. Guardate, stiamo parlando del 1969, ripeto, 69, ed è una serie inglese, non americana, quindi i mezzi, anche se imponenti, comunque non potevano competere con quelli di Hollywood. Dicevo, è una serie anche di anticipazione, tanti oggetti, tanti strumenti che noi abbiamo visto per la prima volta in quella serie, poi magari Paolo dirà qualcosa di più, sono poi diventati di uso comune, dal telefono cellulare, ma oserei dire anche allo shuttle. Esiste un veicolo terra-spazio, questo invece è il SID, il dispositivo di intercettazione, un satellite... diciamo che serve per assicurare gli avvistamenti in tempo reale. Ecco, dicevo, lo shuttle si vede già nel 1969-70 operativo in questa serie. Paolo, ecco, stavamo vedendo di sì, apro una parentesi, nella versione italiana la voce è di un attore conosciutissimo, Renzo Montagnani. Assolutamente, sì. Ecco, chiusa parentesi. Bravo, lui sta sfoggiando tutta la sua conoscenza a riguardo. Vi garantisco che qua con la coda, no? Ecco, visto che la regia ci sta mandando dei flash, io chiederei di far mandare in onda velocemente, mentre noi parliamo, di una scena che sui canali Rai, Ellis, perdo le dritte alla regia, che nella serie trasmessa dalla Rai, ecco, questa qua è stata censurata. Perché si vedeva tra virgolette, uno spogliarello della protagonista. Mettete in Rai non è stato mai trasmesso questa immagine. Regia, mettete il bollino rosso, regia. Mentre sulla Svizzera italiana è andata regolarmente in onda. Questa è una piccola nota di cronaca, giusto Paolo? Sì.
sono tutti incantati, sono tutti sì. Sì, sono lì a guardare la bellezza col cappello viola. Sì, lì così. Sono tante le scene che sono state tagliate perché la Rai, questa è una delle scene. La Rai ha trasmesso questa serie per un pubblico di ragazzi, di adolescenti, per cui chiaramente tutto quello che riguardava scene di eccessiva violenza o droga o anche scene di sesso, per quanto poteva esserci all'epoca in questa serie televisiva. Ma la Rai aveva preferito omettere gli episodi che contenevano queste cose, per cui la Rai su 26 episodi ha trasmesso due tranche da 8 episodi ciascuna, mentre la televisione svizzera ha trasmesso 13 episodi, cioè metà della serie, per poi eventualmente riprendere i seguiti successivi, ma Minaccia dello Spazio non ha avuto una seconda stagione. Ecco, abbiamo anche nel banchetto... E sì, facciamo vedere un po' di cosine, un che po' purtroppo di cose. Il tempo abbiamo stringe. Anche i manifesti originali proprio dei film, che attenzione, questi sono i manifesti originali dei film che sono stati estrapolati dai 26 episodi, che sono 5 se non sbaglio. In Italia sì. Non voglio sfociare che so a memoria i titoli, faccio finta di non saperli. Il primo è Il Contatto Radar, stanno atterrando. Il secondo è UFO, Annientato Shadow, uccidete Stryker, bellissimo. Poi abbiamo UFO, Prendeteli Vivi, e sotto Allarme Rosso, Attacco alla Terra. Sono stati creati, poi Paolo magari dirà esattamente da chi, come, dove, quando, sono stati estrapolati diciamo le scene più belle dei 26 episodi per creare questi 5 film da cassetta. Sì, io me li ricordo in VHS, anche che ce li ho ancora. Più che le scene più belle sono stati presi degli episodi che non erano stati trasmessi dalla Rai. Sì, beh, sì, esatto, perché invece sulla Svizzera erano andati in onda. Alcuni erano andati in onda sulla Svizzera, altri, per esempio come Timeless, che è l'ultimo episodio della prima di questa compilation, sì, non è mai stato trasmesso né dalla Rai né dalla televisione svizzera. Che comunque si è visto solo al si cinema. Possono benissimo vedere, perché c'è dei DVD che avete, oltretutto c'è un'ultima pubblicazione di Blu-ray, DVD Blu-ray, dove Iso Shadow ha un ruolo importante. Noi giusto? Abbiamo collaborato con i DVD italiani, francesi, giapponesi, australiani in parte, non siamo accreditati ma abbiamo collaborato anche quelli, e i Blu-ray inglesi. E mi manca qualcosa di sicuro. Sì, ti manca qualcosa, se vuoi te lo dico subito, però dai, dopo sarebbe brutto, faccio finta di niente. Un'altra domanda, io so... Purtroppo il tempo stringe, Primiano, ma comunque, io sono qua anche per bacchettarlo, perché lui sì, andrebbe avanti no, tutta la puntata. No, io andrei avanti, ma abbiamo altri ospiti, è vero. Diventi. Abbiamo, ecco qua, questi sono, diciamo, i manifesti, se possiamo chiamare così, proprio delle convention che Iso Shadow ha organizzato con i protagonisti, perché loro hanno avuto la fortuna e complimenti di avere i protagonisti principali della serie UFO ospiti anche nelle proprie case, giusto, sì, Paolo? Non mi ricordo chi di voi due mi ha detto che ha dormito a casa sua. Io dormivo. Allora, che ha dormito da te? No, io dormivo regolarmente a casa di Edwish. Lui a casa loro. No, cioè, lui è il contrario. Qui abbiamo poi, quando riesce, ho una foto dove ci sei te con qualche capello in più, sì, con una protagonista di UFO a casa sua qua. Appoggiala, che sennò ecco, vediamo un po' se riusciamo a far vedere. Vediamo subito, questo è per dimostrare che Paolo ha avuto a casa i protagonisti, oltre a Ed Bishop, che è stato da Fabio Fazio. Sì, e anche lui è andato fuori di testa quando si è presentato il comandante Stryker. Ecco, quell'attrice lì la vedete qua, tra l'altro. Eccola lì. Questa attrice che è Wanda Venton, si vede, è la stessa. Comunque, vabbè, per tirare un po' le somme prima di chiudere, sì, Iso Shadow ha come scopo quello di mantenere viva diciamo il ricordo di questa serie, l'attualità di questa serie televisiva. Però la nostra attività si esprime anche in altre direzioni. Per esempio, noi organizziamo dei tour, dei location tour nei posti dove è stata girata la serie, invitiamo regolarmente in Italia i protagonisti, che adesso purtroppo scarseggiano un po' perché hanno un problema anagrafico, restauriamo, sono venuti a mancare uno dietro l'altro, perché a distanza di pochi giorni, sia Ed Bishop, il comandante Stryker, che il comandante Freeman,
non mi ricordo come si chiama, in questo momento mi sfugge. Prima, due anni dopo. Comunque. Due anni dopo. Foster. Ah, ecco, Foster, chiedo scusa, sì, esatto. Dunque nel 2005 purtroppo sono ma più che altro per tutti. Organizziamo queste manifestazioni con gli attori e collezioniamo oggetti originali di studio, perché l'orologio che vi ho fatto vedere io ti faccio vedere che colleziono anch'io, ho portato la mia collezione privata e devo farla vedere. Questi sono i modellini della Dinky Toys, proprio di UFO, dove abbiamo il mobile Shadow, l'intercettore che l'abbiamo visto, quello che spara i missili, che distrugge gli UFO, e la mitica, abbiamo vista nella scena iniziale, marrone, ma qui non lo so perché la manina davanti, primianino, non si l'hanno fatta color oro, e la mitica macchina di comandante Stryker. E vi posso garantire, Primiano Mandunzio ancora ci gioca con queste cose non visto dalle persone. Beh, è vero, ogni tanto vale, ogni tanto sì. Per concludere, chi volesse mettersi in contatto con voi perché ha la vostra stessa passione, perché invece vuole iniziarla questa passione, magari ci sono quelli giovani d'oggi che sono appassionati di guerre stellari e dicono ah, pensate il capostipite di tutto, c'è che mi documento. Ecco qua, c'è il sito, secondo me si vede bene, però sì, lo possiamo anche leggere, www.isoshadow.org. Assolutamente, fan della serie, iscrivetevi, mettetevi in contatto col nostro Paolo Malagutti e col nostro Marco Raffa. E andate tutti in giro a fare dei tour. Andiamo in giro a fare dei tour. Con che frequenza li fate? Ma Io posso dire una cosa, Paolo, posso interromperti, così diamo una nota di passione. Immaginate l'emozione, ci sono alcune scene particolari di questa serie che sono anche rimaste nella memoria, per esempio proprio legate a quella camicetta viola, no? Certo. Il comandante, cioè, il tempo viene fermato, loro devono da un UFO devono combattere, salgono una ripida, una scaletta di ferro su un edificio di mattoni rossi. E poi da lì sul piazzale, sul tetto piatto di questa cosa, tirano con una specie di bazooka, chiamiamolo così. Immaginate l'emozione di arrivare con Paolo e con altri. Voi l'avete visto. Di arrivare proprio lì e di vedere la scaletta, certo. e di capire che insomma tutto, perché poi esiste ancora, sono gli stessi studi dove viene girato tuttora 007. Sì, sono gli studi della Pinewood, esatto. E quindi queste sono le emozioni, anche oltre che naturalmente parlare con le persone, con gli attori, con i tecnici, con i registi, no? Io ho avuto la fortuna di vedere le foto e voi le avete vissute, io vedendo le foto mi sono emozionato. Penso che con questo facciamo vedere l'UFO, l'ultimo oggettino. Paolo, dai Paola, sì. Questo è quello che è saltato in aria prima, sì, di lui, esatto, è l'UFO. È un UFO turnica della Konami. Della Konami. Ma che turnica, un giochino di qualche anno fa. È quello che mi manca nella mia collezione, perché c'ho tutti i mezzi, ma mi manca questo. Primiano, organizzati per fare uno speciale di 2 ore e mezza solo su questo tuo argomento ma preferito. Non lo escludo. Noi che abbiamo sforato di una quantità di tempo che ci sarà. Va bene, di là, faremo velocemente. Ogni sorta di esatto. Quindi io grazie. Vi ringrazio. Grazie vi a voi. Grazie a voi. Break prima che ci sparino con un bazooka aerospaziale. A voi. A voi. Nel mondo si spreca oltre un terzo del cibo prodotto, di cui l'80% sarebbe ancora consumabile. Se fosse infatti possibile recuperare gli sprechi, questi sfamerebbero 2 miliardi di persone al mondo. Con il cibo buttato vengono infatti sprecati anche la terra, l'acqua e l'ambiente. Ridurre lo spreco di cibo significa salvare il pianeta. Aiutaci anche tu a combattere lo spreco alimentare e le sue conseguenze. Signori, ben trovati.
Prossimamente su questa emittente andrà in onda un nuovo format intitolato Sapori Veloci, ideato da Leonardo Ippolito e condotto dal cuoco Alessandro Uccello, dove vedremo dei piatti realizzati in modo facile e veloce, da preparare comodamente a casa vostra. Mi raccomando, vi aspettiamo su questa emittente, buona visione! Volevo partire io perché, signori e signori, ci è mancato tanto così che voi vedeste l'uomo che si nasconde nell'ombra. Franco prima o poi capiterà, entrerà in video, preparati. Assolutamente. Prego Primiano, ora puoi presentare gli i secondi ospiti di stasera. Bene, ritorniamo in studio e abbiamo nuovi ospiti e per me è veramente un piacere. Qua è sempre un piacere, ma sono veramente degli amici gli ospiti che abbiamo qua seduti sui nostri sgabelli. E questa sera abbiamo il piacere di ospitare nuovamente la Croce Rossa Italiana di Garbagnate Milanese, i miei amici Crigro, ma questa volta la sezione giovani, eccoli. Ciao. Qua dal dilettevole di prima all'utile di adesso. Assolutamente, ringraziamo Anna Luce, no? Grazie. Giusto? Buonasera a tutti. Eleonora Geraci, buona grazie, serata. Buonasera. Sofia Bartolomeo. Buonasera. Ci ho azzeccato, Incredibile, gli sta un po' scendendo l'emozione di prima. Sì, devo dire la verità, sì, è stata una È incredibile, vi faccio notare che Primiano è più emozionato per gli UFO che non che per tre belle ragazze. Mi farei ma due no, domande. No. Va bene, proseguiamo. Sono tornato un po' indietro nel tempo, ecco perché. Ecco, esatto. Quindi allora, attenzione ragazze, perché potrebbe invitarvi a uscire a bere, perché convinto di avere di nuovo 18 anni, 20, una cosa così. Per una birra troppo, non si dice mai di no, quindi. Brava Anna, oh, brava. Tanto meglio stasera. Ah, perfetto. Allora, Ele, per gli amici Ele. Per gli amici Ele. Tra amici. Io vi ho voluto qui, lasciando a casa mamma e papà. Non si arrabbiano, vero? Non si arrabbiano Lorenzo Romanò. Ciao Lori, ciao Rosy. E la Rosy, che abbiamo avuto ospiti varie volte qui. Vi ho voluto voi perché siete il futuro, secondo mio parere, della Croce Rossa di Garbagnate Milanese. Voi, come gli altri vostri amici, colleghi e giovani della sezione Crigro di Garbagnate Milanese. Però vi ho voluto perché siete, diciamo, il volto più conosciuto di Garbagnate Milanese, della Croce Rossa, perché siete molto attive sul territorio. Anna la conoscono per la sua simpatia e per la sua professionalità, tutte e tre. Per la sua simpatia quando fa l'ambulanza del 118, soprattutto a sabato sera. E poi ho una chicca, prima di chiudere, devo assolutamente dirla, che è una sorpresa. Mentre Ele, ti conoscono per la tua attività, per, diciamo, i corsi che fai per i giovani, dedicati soprattutto per quanto riguarda la guida a stato di ebbrezza, la disostruzione pediatrica.
e logicamente Sofia per l'aiuto che dà, se non mi sbaglio, è Eleonora, giusto? Sempre in piazza. È sempre in Sofia. Piazza, nel senso in piazza, attenzione, è sempre in piazza, nel senso che è con operativa. Gli stand, esatto, gli stand della Croce Rossa nelle varie attività. Però facciamo finta che io non vi conosca, cosa fate al di là del soccorso ai bisognosi, alle persone in difficoltà? Però voi cosa fate? Allora, Croce Rossa è un'associazione come molte altre associazioni che dà soccorso alle persone, ma all'interno ha deciso di integrare un gruppo che riguarda i giovani che vanno in maniera particolare dai 14 anni ai 32 anni più o meno, e abbiamo essenzialmente deciso di fare delle attività che riguardano la prevenzione e la tutela del giovane attraverso la comunicazione dei pari. Noi su Garbagnate facciamo diverse attività, in maniera particolare portiamo avanti un progetto che è educazione alla sicurezza stradale, che prima diceva anche Primiano, quindi facciamo una serie di attività sia all'interno del nostro comitato, quindi ci riuniamo tra di noi e cerchiamo di capire quali sono le problematiche del nostro paese, ma proprio anche nelle scuole, quindi insieme ai ragazzi e anche nelle varie strutture che il comune ci permette di utilizzare. E oltre a queste facciamo altre attività come campagna idea, quindi attività di educazione all'alimentazione, facciamo attività sulle ludopatie, quindi andiamo nelle scuole medie ad affrontare queste tematiche. E sono davvero tantissime le attività che i giovani di Croce Rossa fanno. Facciamo anche diverse attività per l'educazione alla sessualità, proprio come prevenzione. E tutto questo noi riusciamo a farlo, e io parlo per me come Garbagnate, ma come Croce Rossa, solo grazie all'unione che si forma tra i giovani volontari, che non è da tutti. Ci sono giovani come noi che magari preferiscono alla sera andare magari al bar e bersi una birretta, che fanno benissimo. Ci sono altri giovani che preferiscono una sera magari sì andare al bar e farsi due chiacchiere, però le altre sere o altri giorni in cui hanno tempo dedicarla al prossimo, e soprattutto con la mentalità di dire: ok, io sono il futuro, va bene, perché sono giovane, ma io adesso ci sono io adesso il mio presente, e se non penso io al mio presente, chi ci pensa al nostro futuro? Hai visto Priscilla? Per questo all'utile. Per questo io le ho volute in trasmissione, proprio per cercare di trasmettere ai nostri telespettatori la loro diciamo voglia, il loro impegno che hanno, vabbè, in Garbagnate Milanese, perché è la sezione di Garbagnate Milanese logicamente, ma penso questo funzioni l'ha detto anche così, lei, funzioni, un pochino in tutte, esatto, in tutte le strutture, tutti i giovani di Croce Rossa italiana e nel mondo. Come funziona? Mettiamo che uno adesso ti sta seguendo e dice: ma che bella iniziativa, io quasi quasi una sera a settimana, ma anche due, vorrei veramente dedicarla alla Croce Rossa, dare una mano. Che cosa bisogna fare? Allora, basta andare su Croce Rossa Italiana o semplicemente su www.cri.it, che è il sito nazionale. Ognuno può trovare il comitato più vicino a casa sua. Ad esempio noi siamo di Garbagnate, ma uno che è a Milano può andare su Milano. A Canegrate ad esempio c'è Legnano piuttosto che Lainate. E semplicemente guardare quando ci sono i corsi o mettersi in comunicazione con la sede, e poi sarà la sede stessa a mettersi in comunicazione con la persona interessata. E come, cosa succede? Quindi ci sono dei corsi? Si e fa poi un primo corso d'accesso dove essenzialmente si conosce la storia di Croce Rossa, la motivazione del perché è nata, e vi posso garantire che scoprite un mondo. Croce Rossa non è nata per salire su un'ambulanza e stare in sirena, Croce Rossa è nata per tutt'altro, e lo potete scoprire solamente facendo questo corso. Dopodiché si diventa volontari e si scopre che in Croce Rossa si può fare tantissime cose. Quindi anche magari, non lo so, se hai paura del sangue e quindi non mi sento di voler andare a soccorrere una persona, posso scoprire di poter fare attività in pediatria e quindi stare con i bambini malati e allo stesso tempo allietare un attimino anche la famiglia e dargli anche un po' di respiro in quei momenti in cui sì, sta male il bambino, ma sta male anche la famiglia. Non è solo il 118, assolutamente, ma ci sono due step, non per correggere, perché assolutamente riconosco, ma li conosco per far vedere che è preparato. No, stasera è tutto proteso a far vedere la sua preparazione su tutti gli argomenti. Guarda, la sua versatilità. Io, allora, sono un, loro possono testimoniare, un CRIGRO onorario. Esatto, è vero. Quante cose fai? No, nel senso che li seguo da anni e allora so queste cose. Tornando al corso, il primo corso è quello di, diciamo,
volontario, brutto dire base, però come hai detto te, io ho paura del sangue o magari un incidente un po' cruento, sì. Non me la sento per come sono fatto, posso dedicare il mio tempo in Croce Rossa, centralino, che anche quello è importante, oppure nelle attività, giusto? Sofia, anche nelle attività di piazza, sì, come dicevamo. Quelle, poi anche aiutare internamente la sede, con l'organizzazione della sede, per esempio con i corsi che Anna fa, Eleonora che gestisce comunque tutti i nostri giovani del nostro comitato, poi c'è io per esempio gestisco il magazzino sanitario, acquisto i materiali per la sede. Dunque, ecco. Questo, si fa tanto. Si fa tanto, c'è sempre da fare. E poi c'è il secondo step, quello dove ci sono degli esami più seri, un'attestazione rilasciata dalla Regione Lombardia, dalla REU, di conseguenza proprio il nucleo, il perno centrale del soccorso per le strade, dove si ha l'abilitazione a stare in ambulanza, dunque a soccorrere in caso di emergenza le persone che hanno bisogno, incidente, mica incidente o altro, giusto? Giusto. Il tempo corre, però mi sembra che in grosso abbiamo descritto un attimino la sezione giovani cosa fa, però in chiusura io devo dire una cosa veloce ad Anna. Okay. Devo fare ambasciatore di una persona che ha avuto un incidente stradale un po' di tempo fa. Okay. Tu eri sull'ambulanza un sabato sera, mm-hmm, in 118, l'hai aiutata, le hai tirata su di morale, perché lei aveva paura, aveva avuto un incidente importante, con la tua simpatia, professionalità, ma veramente anche il tuo modo simpatico, e gli hai quasi fatto dimenticare che aveva appena distrutto una macchina e aveva stava a essere trasportata in codice giallo. Mi ha chiamato, mi ha chiesto gentilmente stasera di dirlo pubblicamente, grazie da parte sua per la tua simpatia, professionalità e di quel che hai fatto. La sua presenza. È proprio, presenza. Se posso dire proprio una cosa, è quello che noi cerchiamo di fare, perché non essendo sanitari, non essendo medici né infermieri, il nostro ruolo non è quello di curare dal punto di vista anatomico la persona, ma semplicemente fare questo, cioè nel primo intervento quello di anche semplicemente cercare di dare supporto alle persone che hanno subito un incidente o comunque stanno male, quindi questa è una cosa bellissima. Ed è questo che è successo, dunque pubblicamente mi è stato chiesto di ringraziare. Grazie, abbiamo delle testimonianze dirette che il vostro lavoro funziona, esatto, e funziona molto bene. Grazie. Quindi mille, purtroppo grazie. Il tempo è tiranno, noi vi salutiamo, però grazie, ricordo, grazie, andate magari a dare un'occhiata, come dicevano, al sito della Croce Rossa, che magari invece di stare a casa ad annoiarvi, non sapete che cosa fare, andate lì, vedete, chissà mai che potete risultare utili anche voi, chiunque può veramente dare una mano, tutti se ne ha voglia. Tutti possono dare una mano, certo. Sì, ragazzi, grazie, Anna, grazie a voi. Grazie Eleonora, grazie Sofia, grazie. Ci vediamo prossimamente magari in piazza. Va bene, con siamo uno speciale del telegiornale, va bene? Grazie, grazie. Ciao a tutti. A voi, regia. A volata. We'll be right back.
Ben ritrovati, eccoci qua, nuovi ospiti, nuovo giro di poltrona, come si dice. Siamo in gergo. Tantissimi e ancora siamo... una volta ci è mancato tanto così che, che l'uomo poi... in ombra, eh? Attimi. Ringraziamo veramente la regia. Franco, sei grandioso. Bene, abbiamo qui il piacere di ospitare l'associazione La Piazza di Garbagnate Milanese. Benvenuti. Abbiamo il presidente Mario Marone. Grazie, buonasera. Benvenuto. Abbiamo Salvatore Maniscalco, abbiamo Roberto Parodi e poi Cristian Silva, esatto. Giusto? Buonasera. Benvenuti. Ecco, perché sono qua? Per raccontare un po' al nostro pubblico, a voi di One TV, cosa fa a Garbagnate Milanese l'associazione La Piazza. Facciamo parlare Roberto? Presidente. Sì, allora La Piazza è un'associazione relativamente giovane, siamo nati nel 2011 e lo scopo principale è quello di creare degli eventi culturali a Garbagnate, almeno una volta al mese un evento culturale, e poi quindi sono nati spettacoli teatrali, concerti, eventi, cene a tema, serate di poesia, di tutto di più. L'ultima volta è stata a settembre e con un evento un po' particolare, una partita di scacchi viventi nella piazza principale di Garbagnate, che è la Piazza della Croce. È stato trasmesso nel nostro speciale del telegiornale proprio meno di un mese fa, è successo proprio meno di un mese fa, infatti una nostra troupe del telegiornale era lì che vi ha ripreso e ha fatto lo speciale. Esatto. Noi siamo sempre ovunque. C'era tanta gente, tante persone che giocavano a scacchi, bravissimo, esatto, la persona che giocava a scacchi. Una simultanea di scacchi. Sì, una simultanea. Ha giocato con 30 scacchisti dilettanti e ha vinto, mi sembra, tutte le partite. No, però. Sì, bravissimo. Tu sai giocare a scacchi? No. Ah, finalmente ho trovato una cosa che Premiano non fa. Vabbè. E la Croce Rossa sì, è suonare suoni, e quello lo fai, fai tutto. Premiano, signore e signori, non gioca a scacchi. E io sì. Vabbè. Così mi prendo le mie soddisfazioni. Ma prenderò lezioni okay. presto dagli amici della piazza. E tornando agli eventi, il primo evento importante che avete, stavo dicendo su piazza, è brutto dire, in programma, e è una bellissima manifestazione che, se non mi sbaglio, il secondo o il terzo anno, Roberto? Terzo anno, sì. È quello dei presepi, giusto? Sì. Che roba carina. Ecco, vogliamo raccontarlo? Sentiamo. Così evito di parlare io, perché sennò mi sgrida Priscilla. Va sempre. Va bene, diciamo che abbiamo voluto riprendere la tradizione dei presepi, anche perché ogni tanto si vede qualche posto dove... sembra che il presepe non si debba fare perché turba i bambini. A me sembra che un bambino si turbi molto di più se viene a scoprire che il suo compagno di banco due papà o due mamme, che non si vede il bambino nella, certo, nella culla, nella grotta. Però di l'ultima edizione ha avuto un successo strepitoso, perché l'ultima. Migliaia di persone hanno votato garbagnatesi, logicamente, hanno votato il più bel presepe, che era esposto, se non mi sbaglio, nella basilica principale, nella chiesa principale di Garbagnate, esatto, Milanese, Sant'Eusebio. Basilica Sant'Eusebio Maccabei di Garbagnate. Ecco, mentre quest'anno c'è una novità. Che faremo quattro concorsi nelle quattro parrocchie, ciascuna con un vincitore, e saranno i visitatori della mostra a votare il presepio che gradiscono di più. Poi il 6 gennaio facciamo la classica tombolata tutti gli anni nell'oratorio San Luigi, sì, e durante la tombolata premieremo anche i quattro presepi che sono stati più votati. Ma non solo l'evento dei concorso presepi, ma tutta l'animazione del periodo natalizio, e quindi soprattutto l'animazione della notte di Natale, con una particolarità che è quella che il gruppo culturale La Piazza regala a tutti. Fa una strenna la notte di Natale a tutti coloro che sono in piazza della chiesa, che escono dalla messa, fa una strenna. L'anno scorso abbiamo regalato questo libro, esatto, che a tutti i garbagnatesi, mano, sì. Ce l'ho anch'io. Garbagnate e la sua gente è curato dal gruppo fotografico e sono immagini dei garbagnatesi durante la loro attività, durante la loro quotidianità. Però ecco, abbiamo il maestro Maniscalco, esatto, che ha invece giustamente dei DVD audio che sono stati regalati anche questi durante la notte di Natale, se non mi sbaglio, 2 anni fa. No, questo è 2 anni fa. Sì. Ecco, anche questo ce l'ho. Quest'anno sto preparando un Sono uscita anch'io dalla messa, esattamente quella quella dei ragazzi, che è più bella. Sì. E noi c'eravamo. Ecco.
è stato proprio inciso dei brani. Dunque, la particolarità è che sono artisti di Garbagnate o comunque di paesi limitrofi, e quindi. Ok, ma ok. Sì, sì, no. No, pensavo che i messaggi il microfono. Tipo alfabeto sono per noi. Ah, basta, come non detto. E quindi è bellissimo perché appunto diamo modo di uscire solo dal gruppo ristretto degli amici, molti che invece sono professionisti per vocazione, anche se appunto la loro professionalità non è la musica. Ovviamente però dentro ci sono anche professionisti, perché chiaramente ci sono garbagnatesi che sono professionisti, quindi è un disco che è variato, bello, è solo da ascoltare. Ne manco io, perché il maestro Maniscalco mi conosce, ma non abbiamo mai avuto la possibilità di collaborare insieme. Secondo ma non proprio si sa mai. Ti conosce, tu non tu hai dici? Mai, può essere così, la butto lì. Tu dici, gli manca un trombettista? Sì. Ah, che bello. Secondo me non ne sente la mancanza. Se volevo dire. Va. Cristian, facciamo parlare anche un attimo Cristian. Certo, parla tutto. Qualche battuta. Allora, la piazza. Ogni anno migliora sempre di più. Però torniamo indietro. Chi è stato l'ideatore, fondatore? No, il dottor Marone è il presidente. Ma chi è stato? Chi ha avuto l'idea? Vediamo di fondo. Se è quella che so io. Così lo salutiamo anche, lui se ci vede. Ma diciamo che per non fare torto a nessuno, Don Claudio Galimberti e Don William sono stati due fautori. Proprio. Io sono arrivato in realtà dopo, diciamo l'anno dopo la fondazione del gruppo. E, ho partecipato come cittadino al Festival della Fede organizzato dal gruppo e sono arrivato solo successivamente coinvolto in tutte le infinite attività, perché davvero ce ne sono puntuali ogni anno, e poi durante l'anno inaspettatamente ecco che dal cilindro si tirano fuori tutte le iniziative che vogliono davvero coinvolgere tutti, famiglie, piccoli, grandi, gli interessati sono numerosissimi, del Festival della Fede poi probabilmente certo. Se ne parlerà, ma è davvero aperto a tutta la città e credo che man mano il raggio di azione arrivi a coinvolgere anche un pubblico molto più ampio di città certo, limitrofe e distanti, anche grazie alla televisione. Esatto, non si ferma solo al Garbagnate milanese, ma logicamente attira dai paesi limitrofi. Si parlava della manifestazione degli scacchi, io vi posso garantire che c'erano persone che arrivavano da Solaro e da Senago, giusto per fare due nomi di paesi limitrofi a Garbagnate milanese. Cos'è questo? Siccome purtroppo il tempo che lei, io sì, voglio cercare di capire più ma li avremo ancora ospiti, perché non avevo dubbi, Premiano, te sei avanti. No, volevo fare appunto, volevo che spiegaste a chi ci sta seguendo che cos'è questo bellissimo Festival della Fede di cui ho appena parlato. Ma posso dire io che il Festival della Fede è una manifestazione la più importante che organizza la piazza, che si svolge di solito a cavallo tra febbraio e marzo ogni anno, e in cui in una settimana vengono affrontati moltissimi argomenti che sono correlati con la fede. Fede e musica, fede e letteratura, fede e arte, tantissime iniziative, tantissimi eventi, anche più eventi durante il fine settimana che caratterizza appunto questo nostro Festival della Fede. Con anche incontri con specialisti, perché hanno partecipato giornalisti, sportivi, insomma tante persone, giusto? Assolutamente, se non mi sbaglio, nell'ultima edizione. Incontri di astronomia, incontri di medicina, insomma c'è di tutto di più davvero. Chi volesse mettersi in contatto con voi, sia per sapere quello che fate, ma anche perché magari ha voglia di dare una mano, di prendere parte attivamente a quello che fate, cosa deve fare? Dove vi trova? Come vi contatta? Beh, la cosa più semplice è contattare la segreteria della Comunità Santa Croce, e lì ci sono tutti i riferimenti, questa è la cosa più semplice. Che poi è diciamo la chiesa principale di Garbagnate milanese. Oppure chiamate Primiano. Basta scrivere redazione chiocciola o antv nbc, poi trasmetto io agli Primiano amici. Primiano ha le mani in pasta ovunque. Ma non è che ho le mani in pasta. Sei un uomo attivo, Primiano, è una cosa molto bella. Ma facendo il reporter o il giornalaio, come mi piace definirmi, perché giornalista li faccio fare agli altri,
So le cose, ma poi sono uno di Garbagnate milanese, insomma, se non so queste cose, giusto? È il nostro Prezzemolino. Di casa. Giusto, beh, insomma, il Prezzemolino. C'è un Prezzemolino. Roberto, dimmi. Due secondi, mi piace ricordare che tu fai anche parte di una bellissima associazione, che bene o male è anche collegata con la piazza, che sono i Garbagnatesi in Comune. Che ne abbiamo tante volte parlato su Garba in TV, ne parliamo, sono contento che siete ritornati, lo dico a cuore aperto, perché finalmente si vede quei bellissimi fiori in Garbagnate Milanese che per anni sono mancati. Per N motivi, punto. Non guardiamo colori e altro, ma finalmente ci siete. E sì. Per Natale avete in mente qualcosa? Per Natale specificatamente collaboreremo la notte di Natale assieme alla piazza, saremo sul Sagrato, contribuiremo alla notte di Natale assieme anche a Baciocca e ad altre organizzazioni. Poi per primavera ricominceremo a tingere a quel grande patrimonio di verde e di bello che ha Garbagnate per riportarlo al bello che avevamo dato qualche anno fa. Riprenderemo a far fiorire i ponti, riprenderemo a sistemare quelle cose che sono state abbandonate. Abbiamo in mente di ripartire anche con qualche manifestazione culturale. Abbiamo un importantissimo asset a Garbagnate, che è un nostro concittadino che ha sviluppato una quantità immensa di riproduzioni di opere di Leonardo da Vinci. Pare che sia la più grossa, la più importante del mondo, con quasi 100 pezzi. Vorremmo riprendere e rimostrarla un'altra volta dopo 6-7 anni dall'ultima volta che fu mostrata in pubblico. Tante cose, vedi, a Garbagnate ci sono le eccellenze. Io ecco perché sono qui a One TV, perché è mio compito, il tuo preciso dovere è vero? Portare le eccellenze di Garbagnate milanese in televisione, e le sto portando, perché sei bravissimo. Quante persone, chi mi segue da anni su Garba in TV, sa benissimo che l'eccellenza, a me piace scoprire l'eccellenza di Garbagnate milanese, ma non finisce qui. Ma è il motivo, tra l'altro, per il quale è nata questa emittente, cioè l'Alto Milanese è un focolare di roba, di attività, di attività di ogni tipo, sociali, artistiche, chi più ne ha più ne metta. E quindi eccoci qua, sei in linea con... In linea, visto? Totalmente in linea. Bene, siamo arrivati purtroppo al termine, perché siamo in diretta, dobbiamo lasciare spazio logicamente alla programmazione di One TV. Io ringrazio Roberto Parodi, grazie. Il maestro Maniscalco, grazie per essere venuto qui, veramente fa molto piacere. Dottor Marone, grazie veramente, grazie Cristian, grazie. È stato un piacere. E ci rivediamo presto qui in studio. Perché con tutto quello che fate dovete tornare di volta in volta a presentare e raccontare i nostri telespettatori. Prometto, ma penso che ormai l'avete immaginato, vi seguirò con le nostre telecamere per riprendere, magari anche la notte di Natale. Una sorta di stalker, ecco. No, di stalker, no! È per fare, insomma, il nostro speciale del telegiornale. Giusto, i nostri speciali che vanno in onda, ricordiamo, prima della nostra trasmissione. Va bene. Ok? Vieni qua che facciamo i saluti insieme. Grazie veramente. Grazie di essere stati con noi. Tutti i nostri ospiti. Tutti. Tu sei fuori quadratura, hai visto? No, ma io stavo aspettando che... Vedi, tu non mi capisci. Vedi, ecco. No, questa sera, ragazzi, cioè, premiano non niente. Assolutamente. Ci siamo emozionati. Ecco, vedi, questo era il mio obiettivo. Ah, va bene. Allora, ricordiamo gli speciali del telegiornale, subito prima di noi, in onda. Assolutamente. Poi ricordiamo che il mercoledì c'è lui, ancora, c'è Paolo. Sì, basta. Al quale chiedo scusa se continuo a usare la cartellina che lui ha abusivamente preso come se fosse sua definitivamente. Ma non ci fa pubblicità? No, non lo so. Ecco. Chiedo ufficialmente per Natale alla redazione di regalarmi una cartellina, la vorrei arancione, grazie. Detto questo, ci vediamo la prossima settimana. La no, quella puoi tenerla. Va bene. Ci vediamo la prossima settimana, anzi vi vedranno perché io purtroppo sono chiamata a dover riprendo altrove. Le redini della trasmissione. Magari ti chiamo, Ecco, magari, volentieri. Magari ti chiamo. Grazie, nuovi ospiti settimana prossima, dunque state con noi, anzi assieme a noi. Grazie, a giovedì prossimo. Buona ciao. Serata. Ciao, buona serata.